Lorenzoni è pensata per un uomo che è alla ricerca della qualità, che sia in grado di comprenderla e di apprezzarla. Il pensiero guida per questa collezione, diciamo che è la ricerca della perfezione, partendo dai materiali, dai filati, cerchiamo di trovare delle materie prime esclusive e nobili, oltre che la ricerca della perfezione nelle lavorazioni. È un prodotto, è una collezione non creata solo da modelli, ma anche da sensazioni, quali le sensazioni tattili, infatti per noi è molto importante la mano del prodotto, oltre che visive dal punto di vista dei colori. Grande novità per la prossima stagione è il Cool Cotton, l'abbiamo battezzato così, si tratta di un cotone naturale, triplo ritorto, che è eccezionalmente fresco e traspirante e si contraddistingue per la sensazione di benessere che si ha quando lo si indossa. Per quanto riguarda la linea Impulso, sicuramente l'acqua è un fattore imprescindibile e la collezione sicuramente è ispirata al mondo nautico, oltre che immancabili sono anche i capi più sportswear. La collezione Spring Summer 2024 trova l'ispirazione in uno storico circolo di canottaggio in cui i capi tecnici si mixano con capi più athleisure. La collezione Montechiaro esprime tutto il know-how dell'azienda che è nata dapprima come maglificio e adesso si propone anche con polo. Sicuramente la ricerca delle lavorazioni la fa da padrone in questa collezione. E si caratterizza molto anche per le fantasie, infatti è una collezione che si distingue, soprattutto anche per i colori che questa stagione abbiamo proposto in tonalità sorbetto, quindi spaziamo dal giallo piuttosto che un arancio fresco. Unici sono questi capi tridimensionali che vengono sviluppati utilizzando dei filati stampati e li proponiamo sia in girocollo piuttosto che in cardigan zip con cappuccio per un aspetto più dinamico, più grintoso. A differenza di altre aziende, invece di delocalizzare come hanno fatto tanti, noi abbiamo deciso di salvaguardare il territorio nostro, quindi facciamo investimenti diretti noi di macchinari che diamo in comodato d'uso alle aziende e queste così sopravvivono e ci permettono di avere comunque uno standard qualitativo elevato. Tutti i laboratori, piccoli laboratori sarebbero spariti e questo sarebbe stato un danno per noi e per l'indotto che abbiamo nella nostra zona. Noi invece abbiamo deciso di salvaguardarli, di tenere comunque questo livello di investimenti che ancora continua e tutti gli anni investiamo sempre in territorio, compriamo macchinari, li diamo in comodato e le aziende così possono sopravvivere. Comunque sono piccoli terzisti, spesso artigiani che hanno delle grandissime capacità manuali, ma che poi andrebbero perse se noi non dovessimo fare questo tipo di intervento.